Ciao a tutti, bentornati e bentornate sul canale di TenorShare. Apple ha recentemente rilasciato iOS 16 che offre molte funzionalità interessanti. Alcuni utenti però riscontrano il problema di iPhone bloccato sulla schermata Support Apple Com iPhone Restore e quindi durante il processo di aggiornamento o ripristino non possono proseguire. C'è un modo per risolvere questo problema e ve lo spiegheremo all'interno di questo video. Per prima cosa possiamo provare il riavvio forzato, quindi tasto del volume su rapidamente, tasto del volume giù e teniamo premuto il tasto laterale per il riavvio forzato fino alla comparsa del simbolo della mela. Questo è un modo semplice per provare ad eliminare il problema, ma non garantisce al 100% la risoluzione del blocco. In caso di errore, passare al metodo seguente. Ripariamo iPhone con iTunes. Quindi colleghiamo il telefono al Mac o al PC e apriamo iTunes. Spesso però iPhone con iTunes causa dei problemi durante la riparazione, quindi passiamo direttamente al terzo metodo. Per uscire dalla modalità di recupero possiamo utilizzare il programma Reiboot che trovate qua sotto in descrizione. Il telefono è bloccato sull'interfaccia Support Apple, chiamata anche modalità di ripristino. In descrizione trovate il link, selezioniamo il tasto per l'uscita dalla modalità di recupero, in basso a destra nell'interfaccia del programma, iPhone si dovrebbe riavviare ritornando alla normalità. Con il metodo 4 invece possiamo andare a ripristinare iPhone senza perdere i dati nel caso il metodo precedente non abbia funzionato e lo faremo con la riparazione standard. Colleghiamo il telefono al PC o al Mac e scegliamo il pulsante verde. Iniziamo dunque la riparazione standard. Reiboot inizierà il download dal firmware corrente, quindi in questo caso iOS 16, e una volta scaricato possiamo procedere con la riparazione. Ci vorrà qualche minuto, il tempo di una pausa caffè. Quando torniamo indietro, iPhone sarà tornato alla normalità. Abbiamo anche il metodo 5, la riparazione profonda. Questa però eliminerà tutti i dati e potremo ripristinarli successivamente con un backup che abbiamo effettuato in precedenza. Clicchiamo su Start, iniziamo a scaricare il firmware e usiamo la riparazione profonda. Teniamo presente che verranno eliminati tutti i dati, quindi possiamo scegliere il backup poi successivamente quando ripristineremo iPhone. Una volta scaricato il firmware iniziamo la riparazione profonda, iPhone si ripristinerà da zero e dovremo riconfigurarlo come nuovo con il backup. Per oggi è tutto, grazie per aver guardato questo video, ci vediamo nel prossimo, a presto!